Siamo con il dottor Orlandi per parlare appunto di occhi. Quanto i disturbi visopercettivi incidono, diciamo, nell'ambito della diagnosi e quindi come influenzano sia lo sviluppo del bambino che magari i medici e i clinici nel fare diagnosi di disturbi? I disturbi visopercettivi incidono su vari aspetti del comportamento dell'individuo. Nei bambini con patologie o con disturbi vari, gli aspetti visuo-percettivi diventano centrali perché vanno ad interferire con le funzioni che devono essere studiate. Quindi un disturbo di apprendimento o un disturbo di attenzione può essere reso più complesso e più difficile da analizzare, da valutare e da risolvere se ci sono in parallelo dei problemi visuo-percettivi che si sovrappongono. Per altri versi, per altre situazioni, il problema visuo-percettivo può essere la causa di un disturbo, per esempio di comportamento, di attenzione, legato magari a una difficoltà di mantenere stabile lo sguardo o di mantenere la focalizzazione su un punto o di eseguire in maniera corretta una esplorazione visiva. Quindi dire che sia una causa in tutte le situazioni non è corretto. Ma dire che influenza tutti questi aspetti clinici è assolutamente corretto da conoscere da parte di tutti i clinici, perché non conoscere le funzioni visive di un paziente ci rende limitati nell'approccio poi riabilitativo, nell'approccio diagnostico prima e riabilitativo. Possiamo dire che un bambino magari viene confuso per iperattivo quando invece ha un problema di altra natura? Quello purtroppo a volte è successo e continua qualche volta a succedere quando il clinico che effettua la diagnosi non sa che alcuni comportamenti di esplorazione visiva possono essere dovuti a un problema di tipo visuo-percettivo. Chi conosce il problema visuo-percettivo in realtà sa almeno accendere il campanello di allarme e indirizzare allo specifico clinico un approfondimento dell'analisi di queste funzioni.